Se è vero che ogni minore ha diritto ad una famiglia, un importante strumento d'aiuto è sicuramente l'affido familiare, istituto che ha lo scopo di porre rimedio a situazioni di temporanea inabilità per vari motivi di quei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il convegno organizzato nella sala della chiesa di San Martino Vescovo a Chieti nasce dall'impegno condiviso di Chieti Solidale e Comune nel promuovere una cultura dell'accoglienza e del sostegno a quelle famiglie che hanno difficoltà ad accudire un minore. Sull'importanza cruciale dell'affido sentiamo Francesca D'Atri, assistente sociale del Comune Teatino. Noi abbiamo una visione che riguarda il nostro territorio, quindi il Comune di Chieti e i 27 comuni afferenti su cui lavoriamo per realizzare progetti di affido. Ogni anno riusciamo comunque a realizzare questi progetti per tutelare appunto i minori e il quadro diciamo regionale è un quadro che deve ancora decollare. Per queste sono, diciamo, oggi abbiamo realizzato questa iniziativa proprio per incrementare sia il numero degli affidi ma anche creare una cultura della comunità locale che possa appunto recepire quelli che sono i valori alla base di questo istituto giuridico. Alle giuste attenzioni per i minori va aggiunta la preparazione che devono avere le famiglie affidatarie, come spiega la psicologa Viviana Armenise dell'equipe Adozioni e Affidi del Comune Teatino. La famiglia affidataria va assolutamente preparata e anche valutata prima ancora della preparazione, quindi quando dei single o delle coppie o delle famiglie si propongono per l'affido, noi equipe abbiamo proprio questa funzione di valutarle secondo un mandato del Tribunale dei minorenni, ma anche di prepararle, e giornate come queste servono per l'appunto a creare già le basi per una buona formazione.